Casa dolce casa è un motto che non si addice alla Fidelissandria. Nelle ultime quattro gare la squadra di D'Angelo due vittorie le ha ottenute entrambe in trasferta, mentre al degli Ulivi ha dovuto soccombere contro Paganese e Acragas. Il successo a Messina di domenica pomeriggio D'Angelo lo considera dal valore doppio, perché conquistato contro una diretta concorrente nella lotta salvezza, ma anche e soprattutto perché costruito con una formazione rivoluzionata da squalifiche e infortuni. Segno eloquente a giudizio del tecnico, che chi è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto. Le assenze c'erano, mancavano sei giocatori, e in più Gandolfo era a mezzo servizio, non essendosi allenato per tutta la settimana, però vale doppio questa vittoria, perché hanno giocato ragazzi che fino adesso avevano meno spazio, però si sono fatti trovare pronti e perciò siamo tutti doppiamente contenti di questo. Il cammino verso la salvezza prosegue come nei programmi di inizio stagione e la vittoria sul Messina ne ha avvicinato il traguardo. D'Angelo però preferisce non abbassare la guardia, perché la classifica è fin troppo affollata nelle zone calde, con la sola eccezione della Lupa Castelli Romani, e se ci è finito anche il Catania nel gruppone, allora c'è da preoccuparsi, ragiona il tecnico della Fidelis. Pensiamo che il Catania in questo momento è la quintultima, non possiamo fare una corsa su di loro secondo me, perché probabilmente verranno fuori e perciò la classifica è molto corta, sono tante squadre, una decina se non sbaglio, e dovremo tutte quante lottare per cercare di portare la salvezza a casa. Non sarà semplice per nessuno, però noi con questa vittoria per noi è molto molto importante.